Mister, questo traguardo, per questo traguardo parlano i numeri, un risultato raggiunto con 4 giornate di anticipo, 19 vittorie, 4 pareggi, solo 2 sconfitte al netto della partita di oggi, 46 gol segnati, appena 14 subiti, sono grandi numeri, un grande gruppo, ma soprattutto guidato da un ottimo allenatore. Le piace questa sintesi? Sei stato gentile e grandioso, onestamente abbiamo fatto un grande campionato, un percorso importante, merito di tutti i ragazzi, della società, del direttore, merito di tutti. Merito dei tifosi che sono stati grandiosi, abbiamo fatto un percorso impressionante, i numeri parlano chiaro, quindi devo fare un grosso complimento ai ragazzi che hanno veramente dato il massimo in questo campionato. Oggi abbiamo coronato un sogno che siamo partiti dal 1° di agosto e ce lo siamo prefissati in testa, i ragazzi lo hanno recepito e fatto bene, i complimenti vanno a tutto l'ambiente, alla società e al direttore e a tutti questi ragazzi. È stato un grande traguardo, il rammarico perché è mancata la ciliegina sulla torta, è mancata la condivisione con i tifosi. Sì, è vero, però ormai è andata così, festeggeremo la prossima partita in casa, a noi dispiace, facciamo un mea culpa di quello che abbiamo fatto, però ci rimane pure la lezione, ci dispiace soprattutto per la società, perché la società ha fatto grossi sacrifici e onestamente privarsi di tutto questo ha fatto male, però interessante aver raggiunto l'obiettivo con 4 giornate da fine campionato, vuol dire che veramente abbiamo fatto un grande percorso. A proposito di questo, si diceva che quest'anno sarebbe mancata la squadra. Scusa un attimo Franco, solo un secondo, perché c'è una cosa bellissima, il canto di entrambe le tifoserie per i propri giocatori, lo volevo sottolineare, torna comunque con Mister Scorrano, ci mancherebbe. Sì, dicevamo che contrariamente a quanto si diceva, quest'anno si diceva che non ci sarebbe stata la squadra ammazzacampionato, invece c'è stato il Locri. Si sente lei un po' assassino in questo momento? No, assassino no, sono stati bravi ragazzi ad interpretare bene tutte le partite e noi abbiamo fatto veramente un percorso in crescendo con una grande mentalità da parte dei ragazzi, quindi il merito va soprattutto ai ragazzi che veramente hanno mantenuto un ritmo impressionante a livello pure di mentalità, di concentrazione in una piazza importante. Senta, avere il fiato sul collo di una diretta avversaria aiuta a tenere alta la concentrazione. Voi non lo avete avuto questa avversaria, però nonostante tutto non avete dato mai la sensazione di mollare. Come è riuscito a tenere sempre questa concentrazione, far tenere sempre questa concentrazione alla squadra, mister? Ma questo è stato il lavoro che abbiamo fatto con lo staff, col direttore e con la società, perché ha dato una grande mentalità anche alla società e soprattutto il direttore. Il direttore ha lavorato tanto su questo dall'inizio dell'anno, intervenendo in tante situazioni. I ragazzi l'hanno interpretata bene, l'hanno letta bene, il merito è di tutti, quindi c'è stato un aiuto generale, perché quando hai una società alle spalle che è molto organizzata le cose vengono più facili. Senta, al di là del Locri, qual è la squadra che ha giocato, che ha fatto il gioco più interessante in questo campionato? Guarda, il Castrovillari secondo me è una grande squadra, la rivelazione è inutile nasconderci, è stato il Cotronei è una squadra che gioca bene e che ha fatto veramente un gran bel gioco, però il Castrovillari è una squadra molto organizzata, molto forte, quindi io penso che il Castrovillari sia una di queste squadre che possa veramente, forse è stata costruita un po' in ritardo il mese di dicembre, però è una squadra importante, però il Cotronei è stata quella squadra che veramente ha fatto bene. Prima capitano, adesso come allenatore va a vincere il campionato. Per lei questa non è solo una soddisfazione, è anche un'emozione. Una grandissima emozione perché, come ho detto, avendo vestito i panni da giocatore e avendo fatto un percorso importante qui a Locri e vincendo pure adesso da allenatore il campionato, mi prende di tutti i sacrifici che ho fatto, di tutte le scelte che ho fatto anche un po' particolari negli anni come allenatore, però con un gruppo del genere, con una società del genere, non dico che è facile, però è merito e soprattutto della società che ha creduto nei miei mezzi e nel direttore sportivo. È vero che eravate una delle squadre favorite, ma siete andati al di là di ogni più rosea aspettativa, conquistare il campionato a 4 giornate dal termine.
Sì, è stata la prima la conquista della Coppa Italia regionale, che è stata anche una cosa molto bella e che ha fatto piacere a tutti. Poi vincere con così largo anticipo è una cosa che ci gratifica, perché noi avevamo costruito una squadra per poter ambire ai primi piani, ma non pensavamo di vincere così in anticipo. Senta, possiamo dire che dal 2014 il Locri ha fatto un po' come la Fenice e è risorta dalle sue ceneri? È vero, è risorta dalle sue ceneri. E tanto con la mitologia greca noi ci andiamo d'accordo, tra Pegaso, Persefone e Fenice, quindi ci sta bene anche questo. Siamo proprio risorti dalle ceneri e quindi ora dobbiamo fare di tutto perché questa realtà abbia un seguito, un continuo e non finisca qui. Io concludo dicendo che lei dà anche soddisfazioni a chi parla di differenza di genere, no? Una donna alla guida di una squadra vincente. Sì, è vero, perché io faccio un po' la mamma di tutti, quindi va bene. Poi le donne stanno bene ovunque, le donne portano una ventata di gentilezza ovunque e va bene così. E poi le donne possono stare al comando in qualunque posto.